fin dei conti la tua vicina è qua vicino all'Inate, per cui l'Inate è riaperto e esatto, sono ricomincia il traffico, no? Cherosene così che crolla sul il traffico peggio che in tangenziale. 9000 giri, Luca, ciao! Ciao Frank. Due begli argomenti. Rapping, pellicolatura. Sì. E non solo. Da dove vuoi partire? Dalla Golf Bombardona o dal rapping? Facciamo dalla Golf Bombardona. Dai, Golf Bombardona. Va bene. Qui vedo un bel po' di aggeggi posizionati strategicamente per farci capire che qua siamo di fronte a una preparazione importante. Sì, allora, non è una preparazione estrema perché come tu ben sai noi evitiamo di fare diciamo lavori troppo estremi o diciamo eccessivi che poi possono influire negativamente sulla fiabilità meccanica. Questo è uno stage, una preparazione che noi chiamiamo stage 2, quindi diciamo che al di là dello stage 1 sostanzialmente è una rimappatura centralina, lo scarico e il filtro aria, quello che normalmente l'85-90% dei nostri clienti ci chiedono. Dopo un pochino vogliono avere anche qualcosina di più, quel qualcosina di più significa avere una parte meccanica in aggiunta appunto alla parte centralina e scarico, che sostanzialmente riguarda la turbina. Questa ad esempio è una turbina, esatto, questo è un turbo modificato dove si cambia la volumetria, le carte di scarico e le carte di aspirazione, si cambia la girante, questa di scarico, poi c'è anche la girante di aspirazione in aviola, quindi un materiale più leggero, quindi si ottiene una minore inerzia, la fidabilità rimane assolutamente così come con lo stage 1 e si guadagna in termini sia di cavalli che proprio di elasticità di ripresa. Questo sostanzialmente è il diciamo il cuore di questa operazione. Poi anche lì ci sono mille diciamo esempi diversi, c'è gente che monta turbine enormemente superiore all'originale, questo noi cerchiamo di evitarlo, cioè cerchiamo di fare un qualche cosa che migliori senza stravolgere in maniera eccessiva. Questo in termini percentuali quanto ti dà? Allora, rispetto a uno stage 1, solo questo tarandolo bene con una buona rimappatura, diciamo che ulteriori 25-30 cavalli si possono recuperare. Bello! Quindi diciamo che, allora, se noi ci fermiamo allo stage 1, che come dicevo riguarda l'elettronica, uno scarico, eventualmente un filtro aria nel caso di aspirazione, guadagniamo, questo qui è un 1500 benzina, un Golf 1500 benzina che ha 125 cavalli, guadagniamo dai 25 ai 30 cavalli. Aggiungendo anche la turbina arriviamo a 55-60 cavalli facendo tutto. E questo è il limite dove noi ci fermiamo. Cioè, di più? Non c'è limite alle modifiche. Noi evitiamo, cioè come esempio ci chiedono tante volte di fare le modifiche, le trasformazioni da aspirate a turbo. Tecnicamente si può, noi proprio evitiamo assolutamente perché sappiamo che va incontro a dei problemi meccanici. La macchina sicuramente rispetto a un aspirato che dove puoi fare poco o niente guadagna una valangata di cavalli. Però il discorso è alla fine inevitabile che si abbatta anche la fidabilità. Per noi, siccome la fidabilità è, al di là del discorso delle prestazioni, è l'aspetto più importante al quale teniamo, non ci allontaniamo molto da questo genere, per quanto riguarda la parte meccanica. Certo. Anche in questo caso comunque vuol dire arrivare alla soglia di 180, sì, cioè più di così, 180-185 esatto, cavalli. Anche perché poi una volta che incrementiamo i 25-30 cavalli, normalmente le macchine sono sovradimensionate per avere quel tipo di surplus. Quando uno comincia a incrementare 50-60 cavalli, bisogna inevitabilmente per questioni di sicurezza andare a toccare anche qualche componente, cioè i freni, ad esempio lì abbiamo i freni dell'IBC, gli ammortizzatori che sicuramente andremo a toccare anche la parte ammortizzatori. Una volta che abbiamo messo a posto freni e ammortizzatori, li abbiamo dimensionati alla maggior potenza, la macchina rimane assolutamente perfetta. Ok, lo scarico invece? Lo scarico un Ragazzon, noi siamo penso l'azienda in Italia che vende più scarichi Ragazzon in assoluto, è un duplex, quindi un'uscita a destra e a sinistra, quello è il centrale libero, omologato, quindi omologato significa che ha la parte del silenziatore un pochino più piccola rispetto all'originale, diciamo che facendo solo il terminale la differenza di sound non è eccessiva. A questo punto andiamo a modificare anche il tubo centrale eliminando un silenziatore che c'è, a questo punto l'abbinamento dei due dà un pochino più di corpo, sempre rimanendo nella legalità e direi che è un ottimo lavoro. Quindi da un punto di vista estetico si passa dallo scarico singolo al doppio scarico, andiamo a mettere una bandella adesso qua in verniciatura, la bandella del GT che ha la doppia uscita, e anche questo contribuisce al discorso della preparazione perché ovviamente avendo lo scarico più libero la macchina sfoga meglio. Il punto centrale dello scarico non è tanto il centrale terminale, è quello che si suol dire il downpipe, cioè il tubo turbina che andremo a modificare andando a mettere un catalizzatore metallico rispetto al ceramico 500 celle che ha la macchina di serie, quindi un catalizzatore sportivo che più o meno è sui 200 celle
e questo serve per andare a diminuire la temperatura dei gas di scarico. Andando a mettere una turbina più grossa andremo a creare un problema fra il turbo e il catalizzatore. Ne mettiamo uno un po' più aperto, abbattiamo la temperatura dei gas di scarico e riusciamo con la mappa a aumentare il numero di giri della turbina e guadagnare quei cavalli lì. Quindi bisogna fare le cose un po' con la testa. Assolutamente, vedi che stiamo imparando è di brutto. Lo scarico da solo quanto può portare? Se io facessimo solo lo scarico, io dico sempre qualcosina, ma 5 cavalli, no? Sì, sì, 5-6 cavalli, stiamo già esagerando. È proprio solo una questione di sound, è una questione, diciamo, estetica, perché effettivamente qui trasformiamo la parte posteriore da singolo a doppio, quindi già quello è un bel andare. Il sound un pochino più pieno, facendo le percentuali, l'estetica, non so, copre il 60%, la parte diciamo rimanente il 40%, ecco, però diciamo non è quello che ti cambia la vita in termini di prestazione. Un po' come uno mi chiede: ma cambiando il filtro dell'aria cosa guadagni? Cosa vuoi guadagnare? Respira un po' meglio la il motore, la macchina respira meglio, guadagnerai un cavallo mezzo, impercettibile, impercettibile. Certo, quanto tempo di lavorazione occorre per una preparazione così? Ma facendo tutto, facendo anche la parte freni ammortizzatori, chiediamo un 2 settimane. 2 settimane? Sì, per stare là, poi magari ce la facciamo anche in 10 giorni, però le turbine, abbiamo un'azienda che ci fa questo genere di lavori, bisogna vedere i loro carichi di lavoro, tutto il resto lo facciamo in casa noi, più o meno dai 10 giorni alle 2 settimane. Ok, perfetto. Ci spostiamo invece sull'altro argomento? Sì. Su questa vettura di casa Jeep, che non è proprio la più riuscita, ma rimane qui tra di noi, non lo diciamo, no? Sì, certo. È stata modificata ultimamente, insomma, resa un po' più piacevole, più gradevole, però comunque un gran mezzo. In questo caso parliamo però di una modifica estetica, sì, legata alla colorazione. Esatto, parliamo del trapping, che è una tecnica che riguarda appunto l'applicazione di una pellicola particolare. Adesso qua non si vede, una pellicola che ha dei microforellini invisibili alla vista, che serve appunto per cambiare sostanzialmente il look alle vetture, cambiare il colore alla vettura. Questa vettura, ti faccio vedere, era di un rosso metallizzato, sostanzialmente questo rosso metallizzato, in questo caso come la Mercedes precedente, che non so se vi ricordate avevamo fatto, sempre di una signora, non gli piaceva il rosso, era l'unica disponibile, gli piaceva il nero metallizzato, ce l'ha fatta modificare, quindi è, diciamo, diventata esattamente come voleva lei, con il vantaggio enorme che in un domani questa pellicola è removibile, facilmente removibile, si toglie la pellicola, la macchina ritorna esattamente come era prima. L'alternativa sarebbe stata quella di verniciarla tutta. Che però, poi, insomma, ha dei costi, costi molto superiori. Poi diciamo che abbiamo diverse tecniche anche a seconda dei costi, cioè questo è un primo, diciamo, è la soluzione fra virgolette più economica, perché non abbiamo fatto quelli che si chiamano i giri porta. I giri porta sono rimasti, e questo si vede dalla colorazione. Volendo però, diciamo che forse è più laborioso e porta via più tempo fare i giri porta che non fare tutte le altre parti, però volendo noi riusciamo a fare anche dello stesso colore le parti, diciamo, interne, che all'esterno non si vedono. Alla signora andava bene così, ha trovato un giusto equilibrio fra il lavoro e il costo dell'intervento, e quindi direi che penso domani la consegneremo, penso che rimarrà contento. Certo, devo dire che le è andata bene alla signora, e comunque il fatto che il piping sia in tonalità, le cuciture siano in tonalità con la carrozzeria, riporta abbastanza a quella colorazione. Ma hai voglia di parlarci anche di prezzi? Io non ho assolutamente idea da che prezzo Guarda, si parte. Allora dipende molto dalla dimensione. Questa è una vettura già abbastanza grossa. Questa è una vettura grossa, diciamo che un lavoro del genere superiamo i 1500 euro sicuramente. Poi dipende dalla tipologia di macchine, se hanno il tetto aprile, cioè ci sono tante variabili. Al limite, quello che io dico sempre, mi chiamate in sede 02 7383175, chiedete del sottoscritto Luca, mi dite la tipologia di macchina, io cerco di farmi un preventivo, perché dare, diciamo, un preventivo l'uno per l'altro non è che sono tutti uguali, non è comunque che l'idea c'è dell'altro, cioè questo è più o meno sui 1500. Fai conto che verniciare una macchina, sto parlando di una verniciatura fatta come si deve, poi trovi il carrozziere che te la fai con 1500 euro, dipende poi quello che viene fuori, sicuramente sorpassi abbondantemente i 2500 euro per fare un lavoro fatto ad opera d'arte, assolutamente, anche 3.000, poi dipende dove lo fai, come lo fanno, con che tipo di vernici, che garanzia ti danno, sicuramente molto più costoso. Senti, questo tipo di pellicola si rovina con l'espazio dell'autolavaggio? No,
No, e diciamo che ha la stessa resistenza della vernice. Se mai, no, per la signora dovesse fare un incidente, per dire, si risostituisce, cioè si ripara la parte sotto, si sostituisce il pezzo. L'unica cosa che noi chiediamo, infatti questa macchina era nuova e l'abbiamo fatta, cioè non abbiamo avuto problemi di sorta, ogni tanto ci portano queste macchine che hanno qualche graffiettino, qualche gibollo. Il fatto di mettere la pellicola, lo specifichiamo sempre ai clienti, non è che io vado a coprire, passami il termine, le magagne che ci sono sotto, anzi addirittura le vado a enfatizzare. Quindi se c'è, per dire, ecco, non so, questa macchina qua usciva con una, che era proprio la caratteristica di questa versione che si chiama Trail Hawk, mi sembra, che ha una specie di patella qua, nero opaco. L'abbiamo rimossa perché se io avessi lasciato questa patella, io vedevo, avevi visto il gradino, scalino, certo. Se c'è un segnettino, una righettina, la vado a enfatizzare. Quindi la macchina, a volte dobbiamo prima rivederla e riparare, ripianare le parti di carrozzeria che sono ammalorate. Poi possiamo fare la parte, diciamo, della pellicola. Allora così viene perfetta, vedi che non ha... Cioè, questa è nuova, è ovvio che era facile. Però tanti mi dicono, ecco, la pellicola riesco a evitare. E poi mi dice, no, bisogna fare un'analisi un po' più approfondita. Ok, non è una copertura di magagne, No, assolutamente. Perfetto. Luca, grazie mille. Complimenti, buon lavoro. Magari quando sei pronto facci sapere, sì, che veniamo a dare un'occhiata, magari anche una prova. Ok, grazie Luca, buon grazie, lavoro. Grazie, ciao. We'll be right back.